costruire dinamiche di sviluppo tenendo presente le grandi risorse di un territorio diventa sempre più centrale anche nel redigere. Non riusciamo a definire anche responsabilità, funzioni e ruoli. C'è il sovrintendente che risponde chiaramente al Ministero dei Beni Culturali. Aversa può ripartire, può partire con questa legge regionale attraverso due grandi compositori, Cimarosa e Iommelli. Eventi che sono stati riconosciuti in linea con gli obiettivi e la programmazione della Regione Campania, con quello che l'Europa ci chiede, perché si inizia a mettere in campo eventi artistici che mirano alla valorizzazione dei luoghi, e in questa circostanza abbiamo un luogo come la comunità di Aversa, ma l'intero territorio di Caserta, che possiamo definirlo così a cielo aperto, cioè, che ha consapevolezza di una regione plurale, di una regione policentrica, di una regione che è straordinaria, che va dalla costa alle aree interne, dalla straordinaria area Domizia Flegrea fino al golfo di Policastro, mediante il golfo di Napoli, le nostre perle, le isole del golfo di Napoli, la costiera amalfitana, sorrentina, il Cilento, ma anche patrimoni enormi di bellezze delle aree interne, della storia, della vecchia Suessola, dell'Aversano, della Reggia, di Carditello, di tantissimi, del museo di Caserta, di Teano. Abbiamo un patrimonio straordinario e che bisogna mettere a sistema, e questa legge individua anche le responsabilità, la partecipazione, l'attuazione e la gestione delle risorse in cale redigenti poli turistici che il legislatore regionale ha individuato nei tempi certi. Adesso passiamo alla regolamentazione delle funzioni. Ma tra l'altro devo salutare tutti quanti senza evidentemente addentrarmi, naturalmente vedo la facoltà di ingegneria, abbiamo in contemporanea un'occasione, diciamo aversana, l'ordine degli ingegneri è ad organizzare un convegno nazionale a Caserta, il presidente della Camera di Commercio arriverà fra poco, e naturalmente anche alcuni università di ingegneria è presente in quel contenitore, ma c'è il professore che rappresenta la facoltà. Volevo salutare intanto tutti quanti voi, associazioni, operatori economici, e una sottolineatura per la presenza del professore Conticelli della facoltà di lettere di Santa Maria, che preghiamo di fare anche gli auguri alla sua preside, che oggi è a Istanbul, non è potuto essere presente, ma mi interessava non solo la presenza della preside, ma del professore Corticelli, che del turismo e con la musicologia ha molto a che fare per le ragioni che ci dirà, e ci ha dato un grande contributo a cercare di capire come organizzare le iommelliate. Le occasioni per le città vanno corroborate esattamente nello stile che tu stai introducendo, progetti di qualità, progetti che in qualche modo possono veramente rilanciare le nostre comunità all'interno di un sistema nazionale, perché alcune cose che abbiamo dalle nostre parti sono uniche. Ti ringrazio dell'occasione che c'era. Al di là dell'amicizia e rispetto di aver vissuto esperienze comuni all'interno dell'aula consigliare regionale, già nella passata legislatura, nelle passate legislature, e che io devo dire, se questa legge dopo 32 anni la Regione Campania raggiunge un obiettivo di regolamentare e di avere una legge sul turismo, perché non avevamo una legge, né questa è modificativa di qualcosa, ed un territorio che ognuno di noi ha avuto nel tempo la certezza di essere primi in qualcosa, nei prodotti no gastronomici, parliamo di prodotti straordinari da sempre riconosciuti, delle bellezze
come quelle che noi abbiamo, ma non solo la legge di Caserta, Castitello e tanti altri musei e tante altre bellezze di un museo a cielo aperto che è il casertano, a partire dalla vecchia Suessola. La verità è che noi, non avendo una governance, non avendo mai messo in campo una vera politica strategica e non avendo mai organizzato il sistema turistico, abbiamo sempre conseguito alla fine risultati negativi, pur essendo primi in ogni specificità, nei prodotti enogastronomici, nelle nostre bellezze archeologiche, paesaggistiche, naturalistiche. Non si è mai riuscita a fare sistema, non si è mai riuscita a individuare meriti o responsabilità quando le cose non andavano bene, perché non è stata mai vicina, né abbiamo mai reso partecipi operatori pubblici, privati, e né la regione ha mai assunto quella sua vera funzione che con questo atto e con questa legge, su questo ci siamo trovati veramente, perché lui ha avviato, grazie al suo voto, che noi siamo riusciti ad approvarle ed incardinarla. Due circostanze che io ho l'obbligo morale di, soprattutto nella tua città, di farti onore. E quindi, pur avendo noi lavorato intensamente all'approvazione di una legge, poi mi sono reso conto come gli 8-9 assessori dell'ultimo trentennio non erano mai riusciti a conseguire un risultato, e noi abbiamo raggiunto straordinariamente l'obiettivo. Pensaglio, c'è al vostro sindaco, c'è l'idea, il progetto di qualità, perché è stato presentato un progetto, devo dire già precedentemente, e devo dire anche l'altro progetto era di qualità, e quindi, ma piano piano. Ci vuole un poco di tempo per capire, la qualità non è un fatto, ma un po' centrino. Sì, 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 sì. Qui questo espone medie, elementari, materne, tra l'altro diverse hanno anche indirizzo musicale, e quindi questa sensibilità versante si manifesta anche all'interno dei nostri, delle nostre eccellenze. Abbiamo anche questa mattina professionisti di primissimo piano, naturalmente, e prevalentemente sono professionisti che vengono dai conservatori, ma principalmente hanno una sensibilità musicale che si origina appunto nella musica del Settecento cosiddetto napoletano, ma di fatto era un Settecento originato da uomini di questa città, nati in questa città, che poi hanno girato l'Europa, e naturalmente andando in Europa non potevano dire e io merlici ma cosa di adesso, chiaramente si presentavano ed erano conosciuti come io merlici ma cosa, musicisti napoletani. La sintesi dal mio punto di vista è, dicevo, le scuole, che sono a nostro avviso un elemento di grande forza che abbiamo in città, insieme a tante associazioni, tanti momenti organizzati, tanti momenti imprenditoriali, devono trovare questa legge specificamente per il turismo da un modello organizzativo che potrebbe in qualche modo far bene ai territori se incominciamo ad andare dalla stessa. È un riferimento questa cosa, è una sollecitazione a riflettere insieme, procurare sintesi e quindi ad immaginare modelli di sviluppo che in qualche modo mettono insieme diversi attori. La pubblica amministrazione, la regione. I lavori di questo sedile sono stati avviati e si concluderanno entro ottobre. Questo sedile diventerà quindi la sede operativa dell'Ufficio di Promozione del Turismo e la sede operativa per la gestione delle attività legate al Festival Cimarosa di Ombelli, che quest'anno si realizza per la prima volta, ma che è intenzione del
di questa amministrazione di far sì che diventi un evento che si ripeta nel tempo, per cui questo sedile sarà lo stato operativo, come dicevo, per la gestione negli anni di questo evento che si ha l'aspirazione di far diventare quindi un evento a cadenza annuale.